un sogno era quello di battere il Giorgione. L'abbiamo battuto diverse volte, in diversi video, in diverse sfide, ma lui ha sempre negato l'evidenza. Quindi oggi, ragazzi, abbiamo deciso di creare uno strumento pericolosissimo sia per noi che lo utilizzeremo, sia per il Giorgione. Trovare un'arma letale in grado di sparare dei palloni a una velocità estrema e soprattutto in grado di disintegrare tutto ciò che si ponga davanti. Se sei un portiere, mi raccomando, non guardare questo video perché non è adatto a te. Adesso direi di andare nella creazione dell'arma perfetta per infrangere i sogni di ogni portiere e far sì che noi attaccanti finalmente possiamo trionfare. Andiamo! Siamo stati al Decathlon a comprare degli elastici, ragazzi, per riuscire a creare la nostra fionda footwork. Quello che stiamo facendo è molto pericoloso perché oltre agli elastici c'è un pezzo d'acciaio, un lucchetto. Quindi mi raccomando, non provate a casa questo esperimento perché alcuni di voi potrebbero lasciarci la vita. Noi lo stiamo facendo soltanto perché siamo sicuri che dopo questo video ci aiuterete finalmente a arrivare a 500.000 iscritti. Che cavolo! E potremo comprarci anche una spara palloni truccandola. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Adesso andiamo a creare la nostra fionda. Utilizzeremo l'habitat naturale del portiere, degli elastici super potenti. Guarda quanto abbiamo speso! Quanto abbiamo speso per voi! E poi quelli più fini, così non vedo partire la palla. Per creare la fionda footwork abbiamo bisogno di ricavare più spazio dentro la porta, quindi di conseguenza, caro Gunther, andremo a togliere la rete, ad alzarla, sollevarla in modo tale da avere tutto lo specchio della porta libero e poterci star dietro per caricare la nostra fionda footwork. Per caricarla ancora più forte, quindi. Per caricarla ancora più forte, okay. Esatto. Ci siamo, ragazzi, la base per la nostra fionda, ovvero i due pali stabili nel terreno, sono stati liberati. Adesso quello che andremo a fare è provare la fionda numero 1, ovvero la fionda balestra, che secondo me è quella forse più letale. Vediamo se funziona l'esperimento. Utilizzeremo 4 elastici a trazione da 140 kg, esattamente il peso del Giorgione, più un bel pezzo d'acciaio che li collegherà tutti per andare a colpire il pallone. Abbiamo messo anche come test una porta dietro di noi in modo da vedere se la fionda riuscirà a sparare i palloni in maniera lineare nella porta che poi utilizzeremo col Giorgione se arriviamo a 25.000 like in questo video. È l'unica cosa che si può riuscire a fare. Ce la faremo. Bisogna riuscire a metterci dentro il cavo d'acciaio che li tiene fermi. Se non ci riusciamo, il cavo d'acciaio verrà. Avete capito, ragazzi, perché è pericoloso? E perché dovete lasciare tanti like? Apriamo. A posto. Ragazzi, presumo che sarà la fase più difficile della fionda 1, ovvero il tiraggio degli elastici, agganciare e chiudere con una sola mano il lucchetto, togliere la chiave e avere l'inizio e la base della fionda. Aspetta, fammi controllare. Oh. Lascia, lascia pure. Lascia. Ok. Ci manca l'ultimo pezzo che sarà la superficie dove poggeremo il pallone per farlo colpire. Questa panchina dovete sapere che è stata intagliata dal nonno del Giorgione, che era un noto boscaiolo portiere nonché artigiano. Se non ce l'avete a casa, c'è un comodo portapalloni che trovate su footwork.shop in modo che possiamo iniziare i test. Eccolo qua, andiamo. Siamo pronti? Su spalla e via. Stiamo per iniziare. Test numero 1. Lasciamo il like e iniziamo. E vediamo se si ferma. Tac. Perfetto. Sì. Secondo me la. Siete pronti per il test, ragazzi? Perché io sono bollente e voglio arrivare fino in fondo a caricare sta fionda footwork. Forse è un po' troppo forte. Ora. Ho fatto gol.
ragione. Non mollate, mi raccomando. Ok, pronti? Cazzo, vai, 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 lascia, vai, lascia. 3, 2, 1, via. Vai. Che cazzo è? Rischio, pericolo immenso. Pericolo, ragazzi. Ragazzi, che roba. La nostra fionda ha colpito la panchina e si è stortata tutta. Nel ritornare indietro. Se c'è la potenza della fionda, guarda quanto è pericolosa sta roba. È riuscita a piegare un pezzo di acciaio. Questo è acciaio, ricordiamo, non è che è plastica. Ciao Jerry, come stai? Tutto a posto? Sei uscito dal dentista? Sono uscito e sto partendo io per sì. Il campo. Abbiamo mezzo rotto già il lucchetto e Gun chiedeva se tu riuscissi a recuperarne uno. Ok, sì, sì, ok. Harry, saluta YouTube anche. Ciao YouTube. Ciao Giovanni Foyce, ti sto salutando. Quindi l'esperimento 1 è finito, ragazzi. Appena arriverà Harry. Oh, sono qua, ragazzi, sono qua. Ho visto che ci avete provato. Ho visto che la fionda comunque un po' forte sparava. Ma secondo me c'erano dei problemi strutturali che ho sistemato. Ho portato le forbici. Punta arrotondata, chiaramente. Punta arrotondata. Ho portato il lucchetto che ho visto che avete distrutto. In questo secondo esperimento, a differenza del primo, la fionda avrà 4 punti d'appoggio. Partiremo con gli elastici rossi da 140 kg ognuno per angolo e poi andremo ad aggiungere gli elastici neri in modo da avere 4 punti d'appoggio, più stabilità e speriamo anche più potenza. Quindi andiamo dentro con l'esperimento numero 2 che secondo i miei calcoli è quello che ci darà più soddisfazioni. Ah, eccolo, lo sapevo! Si è rotto il nostro elastico. Ovviamente ci teniamo a precisare che non l'abbiamo comprato su footwork.shop, non ci sono, però ci sono tantissimi altri prodotti di qualità sicuramente migliori di questi elastici che abbiamo pagato ben 15 euro, guarda qua, si sta rompendo pure qua, cioè. Questa è la parte più emblematica del video. Tutto in totale sicurezza. Abbiamo fatto un test precedentemente, abbiamo notato che se non c'è una base che sostiene la palla tende a rimanere incastrata, quindi è impossibile poi spararla. Quello che sto facendo ora è creare una superficie piatta dove appoggiare la palla. Ah, giusto, il segnale di precedenza sì, sempre sui lati in modo che la palla è appoggiata sempre bene. È possibile fare una fionda footwork? Primo punto positivo, la fionda non si è rotta. Secondo punto positivo, Gunther non si è rotto. Primo punto negativo, la potenza non è ancora quella che ci aspettavamo, quindi è forte, ma vogliamo veramente che sia una mina atomica. Quindi Gunther indietreggia di più. Ancora, ancora. E le gol! Tecnica, forse ho capito la tecnica. Eccolo! Ed è entrata anche in diretta! Eh sì! Dopo gli ottimi risultati raggiunti con la fionda balestra e la fionda a 4 ganci, abbiamo deciso di provare a potenziare la fionda footwork con altri 3 esperimenti, cercando di renderla la macchina perfetta in grado di battere ogni portiere. Buona, adesso sta palla, cavolo, adesso faccio gol. Però, attenzione, vorremmo una pentola ma non ce l'abbiamo, ma mi raccomando ragazzi, scrivete nei commenti se avete delle idee che dobbiamo provare per riuscire a far sì di arrivare ad avere la nostra arma di stazione di massa per il Giorgione. Mi raccomando, aspettiamo nei commenti se c'è qualche ingegnere in aiuto. Consigliateci. Sono il secchio. Questo campo ormai è diventato un laboratorio. Stiamo provando l'impossibile per far funzionare la fionda. I metodi che ci hanno dato delle soddisfazioni sono diversi. Al momento non abbiamo ancora scelto qual è il migliore. Ovviamente per fare qualcosa di incredibile dobbiamo fallire più e più volte. Continuate a supportare Gunther che si sta provando. La fionda cannone un attimo. Occhio raga.
palla caricata. Dobbiamo veramente provare in tutti i modi. Mi raccomando, lasciate nei commenti qualche consiglio e tantissimi like se questo video vi è piaciuto. Non molleremo, ci proveremo ancora. Commentate qua sotto con dei consigli questa volta, se ci sono degli ingegneri o comunque se avete visto il video fino alla fine, come potremmo migliorarle, come potremmo raggiungere la massima potenza e la massima velocità. A 500.000 iscritti io però a questo punto direi compriamo la sparapalloni, esatto. Quindi ragazzi, mi raccomando, dateci una mano, arriviamo a 500.000 iscritti e compriamo la sparapalloni, lo portiamo dappertutto, anche in città spariamo dappertutto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao, bella, ciao.